Vincere Miss Adriatico al Teatro del Mare di Montesilvano con una promessa di matrimonio in diretta, di più non si poteva avere in questo giorno. Sì, esattamente, sono emozionatissima, non me l'aspettavo, stavo tremando, non sapevo cosa dire, avevo il fiato strozzato, tutto quanto, perché sono rimasta senza parole. Sono contentissima, questa sera doppia emozione. A chi potrebbe pensare che era qualcosa di preparato? Io posso testimoniare che non sapevo nulla, non sapevo nulla di quello che sarebbe poi accaduto sul palco. Per Vittoriana Cacciatore senz'altro una giornata da ricordare per tutta la vita, al di là del risultato finale. Sì, esattamente, e non vedo l'ora di andare avanti, organizzare con i preparativi del matrimonio e tutto quanto. Ecco, per il resto che manifestazione ha vissuto? Come si è ritrovata a distanza di un anno sulle passerelle di Miss Adriatico? Ovviamente è sempre un'emozione fantastica, soprattutto rivedere anche le mie amiche, perché ovviamente si è creato un legame veramente assurdo e ovviamente ci vediamo anche fuori. È sempre un piacere comunque stare con voi, sfilare, e questa è comunque una cosa che porterò fin quando potrò avanti. Che tipo di ragazza è Vittoriana Cacciatore? Pregi e difetti della Miss Adriatico eletta al Teatro del Mare? Allora, mi ritengo una persona molto testarda, dato che sono comunque del segno Ariete, quindi sono testarda, sono un po' permalosa, un pochino. Per quanto riguarda invece i pregi, sono una persona molto buona, e forse a volte anche troppo, e sono, non so, molto sicura di me stessa. A parte tutto, cosa sogna di fare? A parte il matrimonio, i sogni di Vittoriana Cacciatore quali sono? Allora, i miei sogni più grandi sono ovviamente ambire nel lavoro e diventare comunque, non so, attualmente non so, però sicuramente proseguire negli studi e quindi continuare, finire, dato che mi mancano pochi esami, quindi laurearmi, anche questo quindi sarà un nuovo obiettivo. E noi te l'auguriamo, in bocca al lupo. Grazie mille.